Eccolo inquadrato Nuzzo. 21 a 23. Il muro della Polonia ed è proprio di Nuzzo il tentativo di recupero. Gianluca Nuzzo, nato a Tricase, 24 anni, 1,93 m. Per la prima volta inserito nell'elenco della World League. La veloce della Polonia e qui la palla va a sbattere contro il ferro. Polonia vicinissima alla conclusione di questo terzo set. Farina, ma già l'arbitro aveva fischiato. Casoli, ed è il punto numero 25 per la Polonia che vince il terzo set. Dunque 2-1 per la Polonia, 2-1 per l'Italia, scusate, 2-1 per l'Italia che ha vinto i primi due set, vedete 25-20, 25-19. In questo terzo set è leggermente calata la concentrazione e la Polonia si è imposta per 25-22. E allora vediamo adesso quale sarà la reazione dell'Italia in questo quarto set. Certamente gli azzurri avevano giocato bene nei primi due set. La Polonia non ha mai avuto la possibilità di esibire quel gioco che aveva mostrato a Catania. Azzurri determinati, concentrati, poi come detto c'è stato un leggero calo di tensione. Il tecnico Anastasi se ne è accorto. Intanto la Polonia nel quarto set è in vantaggio di 1-0. L'eccezione di Farina e poi la schiacciata decisiva da parte di Sartoretti sull'invito di Meoni. Nulla da fare per il muro, anche se c'era Papke che almeno per il momento è il migliore dei suoi. 1-1, schiacciata potente ma direttamente sul nastro. Sartoretti che invita alla calma. Avete letto l'espressione, proprio buoni buoni ha detto, e in effetti è proprio la calma l'elemento che potrebbe portare gli azzurri a una vittoria importante contro la Polonia. Sbaglia anche la Polonia mentre è entrato in campo Bovolenta. Papke, adesso è lui ad accusare una leggera flessione in rendimento, un terzo set strepitoso, ed ecco la veloce di Gruska viene murata. Nuzzo, Casoli, Meoni, Bovolenta si abbracciano tutti per sottolineare la schiacciata ribattuta da Nuzzo. Qui una palla che viene trattenuta per un attimo dall'Italia. Mastrangelo, Casoli contro Zakuni, alla meglio il polacco. Già in una precedente circostanza la Polonia in un'azione analoga aveva avuto la meglio con Papi che aveva perduto l'equilibrio. La grinta di Nuzzo, questo posto di 24 anni, bella coordinazione, potentissimo, niente da fare il tentativo di recupero della Polonia. 4-4 in questo quarto set con l'Italia che ha vinto i primi due. E ora è pronto alla battuta Novak, il gigante, 2,15 m, direttamente sulla rete. Un errore che per un atleta con le sue caratteristiche può sembrare piuttosto singolare. Adesso è Casoli, l'uomo tutto grinta dell'Italia. 5-4, bene questa giocata, veloce, con Sebernyuk e Murek. Quando sono insieme sotto rete hanno sempre l'idea giusta, la soluzione improvvisa. Due tecnici a confronto, Anastasi sullo sfondo, Masur, Meoni, Bovolenta, la finta e poi la palla che viene murata, sporcata dalla Polonia con Sartoretti protagonista. La coordinazione di Sartoretti che non fallisce. La palla recuperata dalla Polonia, ha rischiato molto Meoni, ancora su Sartoretti, questa volta si deve inginocchiare la Polonia per recuperare il pallone. Sartoretti che sta crescendo moltissimo in questo quarto set, ecco il pallone
Un solo uomo non può fare nulla. Murek. Bovo lenta, ancora la battuta con l'Italia in vantaggio per 7-5, vedete la grafica. Ancora il muro, questa volta l'Italia è davvero concentrata in questo quarto set, ci sembra diversa rispetto al terzo, diverso atteggiamento. Papke, palla direttamente fuori, così come era stato incisivo, graffiante Papke nel terzo set, così ora ci sembra evanescente. 8-5 per l'Italia in questo quarto set. Mazur, su cui volentieri si sofferma la regia internazionale. Sentiamo Anastasi. Bisogna stare attaccati alla partita di testa, dice giustamente Anastasi. E va a sottolineare anche l'importanza del recupero del pallone. Non cerchiamo i contrasti, cerchiamo di palleggiare il nostro campo, mai contrasto, fallo. Li ha vinti tutti da questo. Ecco qui Anastasi va a sottolineare un elemento che avevamo già riportato in corso di commento, vale a dire che i polacchi sui contrasti sono davvero forti, praticamente imbattibili, visto che Anastasi stesso ha messo, li hanno vinti tutti. Un'Italia che comunque riparte con un vantaggio che non può essere giudicato tranquillizzante in questo quarto set, ma certamente un'Italia più vispa rispetto alla terza frazione di gioco. Bovolenta, adesso con un arbitro, chiede scusa, forse voleva riprendere subito il gioco. ...8-5... battuta flottante per Bovolenta, il recupero, fuori il muro sull'attacco di Nuzzo, che poi ha un gesto piuttosto vigoroso nei confronti degli avversari. Si alza Nuzzo, va quasi con la vita sopra la rete. 9-5, ancora Meoni, e poi la palla che viene toccata. Sartoretti, davvero scatenato in questo quarto set Sartoretti. Una vittoria, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta, ha vinto i mondiali nel 98, la World League nel 95 e nel 97, il World Super Six nel 96. Uno dei volti importanti di questa nazionale, che cerca ora maggiore coesione in alcuni meccanismi. E fuori la schiacciata della Polonia, 11-5 per l'Italia. Ancora l'errore di Papke. Mazur, i suoi gesti sono inequivocabili, 12-5, è a dir poco inquieto il tecnico polacco, adesso se la prende con Zagumny. Ci sono stati in effetti degli errori piuttosto ingenui da parte dei polacchi, che pure avevano avuto un grande recupero nel terzo set. Ora se la prende anche con il libero, con Musielak, che non sa da che parte guardare. Vediamo l'azione incriminata. Musielak non sa se prenderla di Baker. Poi la palla che rimbalza sul terreno. Questo è l'episodio che ha scatenato la reazione del tecnico Mazur. Nuzzo, mentre è pronto alla battuta a Bovolenta. 12-5 il punteggio per l'Italia. E adesso, coronati da, stavamo per dire, gli incoraggiamenti, ma quasi un'intimidazione da parte del tecnico polacco, la Polonia va a segnare il sesto punto. Ancora battuta di Murek, il recupero dell'Italia, una schiacciata che viene recuperata dai polacchi. Ancora una conclusione di potenza
da parte di Gruska, ma è l'Italia che con il muro di Mastrangelo ottiene il punto. Ecco Mastrangelo, muro a tre, niente da fare per Gruska. La sua schiacciata viene polverizzata dal muro italiano. 13 a 6. Ancora un muro devastante, questa volta di Nuzzo da parte dell'Italia. 14 a 6. 14 a 6. E un'altra Italia si è completamente trasformata rispetto al terzo set. C'era stato un momento di cedimento che aveva fatto quasi temere il peggio. 14 a 6. Adesso è Dacevic che trova il corridoio giusto, 14 a 7. Bel gesto. La palla che passa tra Casoli e Farina. Ancora Dacevic, e qui è un'ingenuità da parte dell'Italia. Ha mancato completamente il palleggio. Casoli, e la palla che viene carpita da Novak. Quasi un gioco per lui, 14 a 8, ed ecco che la Polonia si riaffaccia. Sartoretti, palla lunga con gli azzurri che recuperano. Sartoretti, uomo fondamentale per lo scacchiere azzurro, da te. Il muro manda la palla completamente fuori. Sartoretti, 15 a 8 sulla rete, direttamente 15 a 9 per l'Italia. Sfoga la sua delusione contro un pallone. Adesso Papke, 15 a 9, recuperato il pallone non insidioso dagli azzurri, e poi costruiscono un'azione, recupero prodigioso dei polacchi, ma termina direttamente fuori sul terzo palleggio di Zagumny. Rivediamo. Erano stati bravi, ecco il secondo tocco, e poi Zagumny, una rovesciata di Bache, però sbaglia completamente direzione, anche perché l'asse del corpo era spostato rispetto alla rete, e dunque da qui l'errore di direzione. 16 a 9, 16 a 9, ripetiamo che il vantaggio di 7 punti non deve essere considerato rassicurante, ciò che invece per il momento piace l'atteggiamento dell'Italia. Sentiamo ancora il tecnico Anastasi. Ha già detto tutto quando viene avvicinato dal microfono di campo. Ecco Casoli che si disseta, canta a luce Nuzzo, poi Meoni, Sartoretti. Bobolente invece sembra meditare sulla partita. Comunque un'Italia più convinta in questo quarto set. Dopo questa sfida con la Polonia, gli italiani dovranno affrontare la Russia. Nel girone B, tanto per dare un'informazione su ciò che accade altrove, comanda il Canada con 8 punti, davanti al Brasile con 6, Spagna 4, Olanda 2. Nel girone C, Cuba ha 10 punti, la Francia 4, Portogallo e Argentina 2, ma l'Argentina non ha preoccupazioni di sorta per accedere alla Final Six, visto che è proprio la nazione che ospiterà la parte conclusiva, decisiva della World League. 16 a 9 per l'Italia, 2 a 1 quanto a 7, ed ecco la conclusione, viene recuperato miracolosamente il pallone, ma devono soltanto appoggiare gli azzurri. Per una volta ci può essere il recupero, non in questo caso. Novak sotto rete, ecco il muro a tre, bellissimo il recupero da parte italiana. Poi però sul secondo assalto la Polonia ha avuto la meglio. Povolenta era pronto al muro, la palla scagliata da Novak termina direttamente fuori, un po' al di sotto delle attese oggi Novak. 17 a 10, sbaglia palleggio la Polonia. Farina, la finta su Bobolenta, la conclusione invece di Nuzzo, ma la Polonia recupera in qualche modo. Ancora Farina, Meoni e ancora Nuzzo,
Ancora un recupero della Polonia. Palla che questa volta viene stoppata da Farina. Mazur sembra ora meno inquieto rispetto a poco fa, un'inquadratura per il nostro libero. Muro di Bovolenta non consente comunque a Farina un recupero tranquillo. Nova che è già pronto alla battuta. Sartoretti controlla la rete, poi riceve anche un incoraggiamento da parte di Casoli. Sempre avanti l'Italia, con la Polonia che cerca di farsi pericolosa in questo quarto set, mettere sotto pressione l'Italia. Finora non c'è riuscita. 17-11, 6 punti ancora per l'Italia con Bovolenta, che però non fa complimenti. 18-11, 18-11. Ecco la fase ripetuta. Casoli. Farina non può nulla sulla schiacciata di Gruska. Ecco qui la conclusione. È pronto a entrare Stelmach, il posto del numero 14 Zagumny. Due metri per 98 kg per Stelmach, 27 anni. Gioca con l'Italia, esperienze con l'Inter Padova, Cuneo, Parma, sicuramente un giocatore di peso che conosce soprattutto gli azzurri. 18-12 il vantaggio dell'Italia. Recupero Meuni, la potenza di Nuzzo, 19-12. E questa è la carica giusta per affrontare una partita insidiosa come quella contro la Polonia. Non ci arriva proprio Stelma. Grande prova di Nuzzo, recupero difficoltoso della Polonia, e poi però il muro azzurro non riesce ad arginare questo attacco. Allora, vedete lo scatto di Nuzzo, e poi chiede l'intervento dello straccio per asciugare subito la zona del campo. 19-13, ma ora il vantaggio sale a 20 perché questa battuta della Polonia è fuori. 20-13 Nurek. Italia sempre più vicina alla vittoria nel quarto set. Meoni, recuperano in qualche modo i giocatori polacchi dopo l'azione difensiva, e poi però c'è il punto. 20-14 della Polonia, Italia 20. Latiewicz, Meoni ancora su Sartoretti e non fallisce. 21, sale il vantaggio dell'Italia. C'era un giocatore polacco che forse aveva visto addirittura la palla direttamente fuori, invece no, è stata toccata. Ecco lo schiaffo di Sartoretti con palla recuperata ancora dai polacchi. 21-15. Novak, Anastasi non dice nulla, stringe i denti. Più volte ha insistito sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. Farina, Meoni, ecco la schiacciata. È bello il tentativo d'attacco della Polonia, Mastrangelo cerca di rispedire nel campo polacco ma non ci riesce. C'è un attacco di Papke che questa volta si è svegliato, un quarto set piuttosto scialbo. 21-16, ancora un punto della Polonia. 21-17 su questo attacco dell'Italia, basso, è stato bravo Stelmach. 21-17, sentiamo adesso Anastasi se dice qualcosa di interessante ai suoi giocatori.
Si capisce poco a livello di parole, ma comunque è chiaro che Anastasi cerca più convinzione, maggiore concentrazione in questo momento importante. Inquadratura per Papi. Poi la palla, questa è l'azione precedente, 21-17 in favore degli azzurri, con i polacchi che comunque sono sempre lì. Poi recupero di Farina, Meoni e poi ancora Luzzo che frantuma il muro avversario, 22-17. Adesso i polacchi devono cominciare ad avere paura, timore di questa squadra. Già il recupero a livello psicologico è più difficile, guardate la ricezione difficoltosa del libero polacco, palla che cade, tocca terra, 23-17. E adesso, anche se c'è la possibilità di recuperare teoricamente per la Polonia, certamente il rally point system non salva una squadra da paure legittime che possono verificarsi quando il punteggio è di 23-17, cioè due punti alla vittoria. L'espressione preoccupata di Mure. Bisogna volere le cose, ha detto Anastasi. Qui vediamo intanto l'attacco di Novak. Bisogna volere le cose, non bisogna consentire il cambio palla. Anastasi ci prova a dare grinta, a trasmettere convinzione ai giocatori. Recupero di Bovolenta, brutto questo recupero della Polonia, 24-17. Ormai è la Polonia a dare l'impressione proprio di aver mollato. Mastrangelo accompagna il pallone con soddisfazione. Poteva essere sicuramente seguito in modo diverso questo recupero della palla. Mastrangelo ha un compito importante, quello soprattutto di non sbagliare. Bruttissima questa palla trattenuta, ma evidentemente c'è un fallo da parte di Mastrangelo al momento della battuta. 24-18, gli azzurri che si sono consultati, Nuzzo. 24-17 il punteggio. Bovolenta un siluro e poi ancora la schiacciata. Casoli, Bovolenta, Sartoretti si abbracciano, gli azzurri vanno a vincere con questa conclusione in attacco il quarto set e vincono anche la partita. Finisce 25-17 questo quarto set per l'Italia. E dunque ecco il riepilogo del punteggio, 25-20, 25-19, poi la Polonia 25-22 e infine l'Italia in 21 minuti nel quarto set, 25-18. Sicuramente un riscatto importante contro la Polonia dopo la sconfitta di Catania. Una vittoria ci voleva, anche perché l'Italia ha soprattutto bisogno di convinzione nei propri mezzi, concetto che ha ribadito più volte il tecnico Andrea Anastasi nel corso della partita. È un'Italia destinata a crescere, destinata a migliorare, e questo dovrebbe verificarsi fin dal prossimo impegno, il 18 giugno a Mosca contro la Russia. Poi il giorno dopo l'Italia replicherà sempre a Mosca, ma alle 15 anziché alle 18, come in occasione del primo incontro. Un impegno importante contro la prima in classifica del girone degli azzurri, ma già questo successo della Polonia fa decisamente ben sperare. Ribadisco il risultato, l'Italia sconfigge a Napoli la